Sindaco, oggi si presenta la strategia per lo sviluppo, anzi le strategie per lo sviluppo delle aree interne, quindi quale ruolo ha l'area grecanica e Bova Marina in tutto questo? Sì, oggi appunto si presentano le strategie nazionale e regionale per le aree interne. L'area grecanica è stata individuata quale seconda area pilota per la sperimentazione, quindi parte un percorso, c'è già uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro che certamente non è sufficiente per ovviare a tutte quelle che sono le criticità del territorio, ma è appunto solo l'inizio, seguiranno tanti altri finanziamenti con la programmazione. Quello che è importante è saper anche programmare gli interventi, non fare come nel passato opere che poi sono fine a se stesse e non creano sviluppo e soprattutto non creano prospettive occupazionali per i giovani. Tra gli obiettivi principali della strategia aree interne vi è appunto quella di bloccare questo processo di abbandono, di spopolamento di quelle che sono le aree interne che non coincidono necessariamente con le aree montane. Sono, diciamo, il 90% sono un territorio montano, ma non solo quello, perché per aree interne sono quelle aree caratterizzate da una elevata fragilità in termini di accessibilità a quelli che sono ritenuti servizi fondamentali, quindi la scuola, la salute, quindi gli ospedali, la mobilità e quindi le infrastrutture. Sindaco, se posso, ha toccato un tasto molto importante, sviluppo delle aree interne, ma se non ci sono i servizi fondamentali quali l'ospedale di Melito Porto Salvo in fase di chiusura, quindi da sindaco cosa chiede sia al presidente della regione che a chi ci segue? Ma intanto credo che il Presidente, insomma, a 6 mesi di distanza torna nell'area grecanica e questo è anche una dimostrazione di attenzione verso il nostro territorio. Tra le altre cose la Giunta regionale con propria delibera ha individuato l'area grecanica quale secondaria pilota per la sperimentazione, quindi se siamo qui questa sera è perché siamo stati bravi noi prima nel presentare appunto tutte le potenzialità, anche le criticità ma anche le potenzialità dell'area, ma al tempo stesso anche la Regione Calabria che ha appunto individuato la nostra area quale secondaria pilota. Al Presidente ovviamente chiediamo un'attenzione concreta, però diciamo che il cambiamento della nostra terra, della nostra area dipende anche da noi, perché le opportunità anche in passato ci sono state, forse poche, però ripeto, le opere sono state fatte, quindi non è che qui insomma ci sono stati opere, fondi non spesi oppure sperperati, però forse nella programmazione si sono programmate e progettate opere fine a se stesse. E l'ospedale è chiaro che se parliamo di servizi essenziali la salute è un fatto, diciamo, di primaria importanza, così come l'istruzione. È un problema molto più complesso quello della sanità, ma è chiaro che l'ospedale di Melito va rilanciato. Ora io qui non voglio fare polemiche, però credo che per la sanità la prima cosa che bisogna fare è finire l'era del commissariamento. Niente di personale contro i commissari, ma se dopo questi anni di commissariamento il debito sanitario non diminuisce, l'emigrazione sanitaria oltre che quella lavorativa aumenta, allora vuol dire che questa gestione commissariale non va bene. Per Paolo Zavettieri, sindaco di Rugudi, ma anche consigliere metropolitano, e quindi lo sviluppo delle aree interne passa dalla Regione Calabria ma passa anche dalla città metropolitana, e in tal senso che ruolo ricoprirà la città metropolitana per lo sviluppo dell'area grecanica della provincia di Reggio Calabria? Sì, la domanda sollecita più una curiosità vostra e quindi una curiosità dei telespettatori, immagino. Oggi la città metropolitana, con il ruolo che già la provincia ha avuto nell'organizzazione del PTCP, il piano territoriale di coordinamento provinciale del territorio, quindi domani per la delega e la competenza che ha sulla pianificazione del territorio, è evidente che esercita un ruolo. Come comune di Rugudi invece siamo, come comune di Rugudi,
sì, qua le aree interne prevedono anche questo tipo di, diciamo, di esternazioni, per cui battuta a parte, era Vincenzo che fa parte dell'area marina, quindi non un'area interna. E come si suol dire, non sempre l'abito fa il monaco, in questo caso la marina è più, diciamo, nei suoni eclatanti della montagna, di solito accade il contrario, ma passiamo alla sostanza. Rogudi ha il 99,9% del proprio terreno nelle aree interne, per cui noi siamo a pieno titolo, forse la comunità maggiormente rappresentativa delle aree interne insieme ad Africo, che però essendo commissariata a questo tipo di attività vi partecipa poco. E come città metropolitana, appunto, dicevamo, nella pianificazione del territorio, l'idea di fare una regia unica rispetto alla pianificazione e allo sviluppo delle aree interne, con tutti i progetti di sviluppo e di occupazione anche delle aree ai fini, diciamo, non solo urbanistici, ma appunto, torno a ripetere, di una regia che veda ogni cosa al suo posto. Non si può più, diciamo, continuare a garantire uno sviluppo che vada a ruota libera, ma la rete ospedaliera piuttosto che le reti sociali, piuttosto che la rete viaria, la pianificazione urbanistica, lo sviluppo e tutto il resto devono avere una collocazione che è fatta in una pianificazione globale, che oggi con le menti eccelse che abbiamo, i consulenti che gli enti pagano e anche, diciamo, profumatamente, ma non una battuta offensiva nei loro confronti, dico profumatamente perché in questi giorni ancora ci veniamo attaccati per l'utilizzo di carburante o cose varie, quando per esempio il consigliere metropolitano lo dovremmo fare totalmente a spese nostre. Io oggi ero a San Luca per l'inaugurazione dell'anno scolastico, avantieri sono andato a Catanzaro a spese mie senza missione per perorare una questione legata alla città metropolitana. Quindi in tal senso la risposta che ho voluto un po' allargare e argomentare si può sintetizzare in una rete che vede ogni cosa al suo posto e gli attori che sono i sindaci, gli attori principali di questo sviluppo devono seguire una regia alta, una regia che pone un reale sviluppo, e se questo non dovesse avvenire nelle premesse, io mi auguro di sì, se questo non dovesse avvenire nelle premesse deve avere la forza di ribaltare, come dire, il senso di marcia o l'indirizzo che si vuole dare già da queste prime ore, altrimenti poi si può compromettere, diciamo, un percorso, un processo virtuoso che oggi vede solo, dico tra virgolette, solo 3.500.000 euro di attività di programmazione, e domani vedrà l'utilizzo delle risorse su questa stessa programmazione, quindi decine e decine di milioni di euro sulle aree interne che non possono essere sperperate, così come molto spesso si è fatto solo per la fretta e la voglia di spendere i soldi, che è una necessità primaria visto che i soldi europei tornano indietro al 75% nel sud, che rimaniamo obiettivo zona A, obiettivo convergenza, obiettivo 1, negli anni ha cambiato vari nomi questa nostra zona, ma è rimasta sempre attenzionata fra, diciamo, le quattro regioni. Sindaco, che ci vuole anche una piattaforma regionale o eventualmente metropolitana di aiuto ai comuni per la progettazione europea, perché è molto difficile fare un progetto che poi vada ad essere approvato dalla comunità. Assolutamente, il ruolo di coordinamento a cui mi riferivo è il ruolo centrale, che deve essere centrale della città metropolitana o centrale della regione Calabria, non può essere certamente centrale da parte dei comuni. I comuni molto attenti devono appunto vigilare affinché ci sia questo processo e questa regia, chiederlo se non c'è e se c'è in modo distorto oggi agire per correggere il tir. Sindaco, lo sviluppo delle aree interne passa anche dalla sinergia tra i comuni, sia dell'area recanica che di tutta la città metropolitana. Lei, sindaco di Condofuri, è anche consigliere metropolitano, quindi cosa può comportare questa sinergia in prospettiva futura? È importantissimo e fondamentale in prospettiva futura. Noi, ecco, stasera tra l'altro, come dire, è un, da un lato, ecco, raccogliamo un risultato positivo di
essere rientrati in questa sperimentazione sulle aree interne con un supporto quindi dei ministeri, ecco, competenti nei settori nevralgici per il nostro sviluppo, dalla scuola alla sanità. Insomma, questa sperimentazione sulle aree interne ci vedrà protagonisti rispetto a un percorso davvero virtuoso, sinergico con tutte le istituzioni, associazioni, enti, scuole, istituzioni quindi scolastiche, e raccogliamo, dicevo, un risultato, perché quando un anno fa circa, appunto, ci sedemmo a questo tavolo con i rappresentanti ministeriali a rappresentare le criticità, ma soprattutto la voglia di protagonismo di un'area come questa che deve, può, ha tutte le carte in regola per rilanciarsi, ecco, rispetto a uno sviluppo sostenibile, compatibile con le nostre meraviglie, ecco, paesaggistiche, culturale, e noi le rappresentiamo, e ne uscimmo veramente che loro stessi davvero abbiamo dato una rappresentazione importante, pure unitaria, quindi cosa che, ecco, forse in passato a volte è mancata veramente, e questo è il risultato oggi di rivedere di nuovo qui il Presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, che ringrazio, ecco, della sua presenza qui stasera, e del responsabile, ecco, del Dipartimento, il Direttore Generale del Dipartimento Politiche Comunitarie, quindi opportunità, anche finanziamenti che si mettono in campo in un'ottica, appunto, una strategia metropolitana, quindi il tutto oggi, come dicevo, ecco, questa mia anche presenza con il consigliere, il sindaco di Rogudi, il consigliere Zavettieri, quindi anche un'area grecanica che a quel livello anche è presente rispetto a soggetti che hanno voglia di lavorare insieme, ripeto, perché quest'area merita finalmente di essere rappresentata degnamente, non solo a volte, come sappiamo, anche per le cose negative che permangono, però, ecco, noi oggi ci giochiamo una carta importante e siamo pronti a farlo. Quindi un buon passo insieme ad esempio al patto per il sud siglato dal nostro sindaco metropolitano con il presidente del consiglio. Assolutamente, anche quelle, ecco, lì settori come i finanziamenti che serviranno per curare finalmente e salvaguardare il nostro territorio, il dissesto idrogeologico, una piaga davvero, la nostra fiumara di Amendolea qui, ecco, ma gli altri bacini idrografici, e quindi con l'ente parco nazionale, lo strumento del contratto di fiume che stiamo anche sperimentando, quindi il patto per la città metropolitana, quindi ripeto, ecco, quell'essere pronti che dicevo prima non a parole, ecco, non è demagogia, ma è davvero oggi essere pienamente consapevoli di potercela giocare solo insieme, ecco, tutte le istituzioni, i comuni dell'area, e insieme con una città metropolitana che cresce, ecco, ormai lo statuto si sta lavorando nelle commissioni, ecco, sarà pronto a breve, ma una provincia intera, quindi è una regione che finalmente, ecco, i segnali di attenzione li concretizza anche con vere opportunità di finanziamento. Presidente, la strategia, o meglio le strategie per le aree interne, significa sinergia anche con l'ente parco della Spromonte? Sarebbe auspicabile. L'ente Parco Nazionale della Spromonte tutela quel sistema di valori che caratterizza proprio le aree interne e che sono quelli che possono sicuramente rientrare nelle strategie e nelle politiche di governo di un territorio che deve guardare sempre con maggiore attenzione alla montagna come luogo della risorsa, come luogo delle opportunità e non più come luogo della marginalità. Quindi l'auspicio è che questa strategia sappia mettere a sistema questi valori e proporli per tracciare una nuova traiettoria anche dell'economia, che possa presto trasformarsi in opportunità occupazionali e lavorative, in una terra in cui la montagna sia quantitativamente sia qualitativamente la fa per la maggiore. E questo è un carattere del nostro territorio che noi non abbiamo mai compreso abbastanza. Ci siamo troppe volte concentrati sulla costa, come se lo sviluppo dovesse provenire da quell'ambito, e abbiamo lasciato a se stessa la montagna, in cui in realtà erano custoditi e sono tuttora custoditi i veri valori, il patrimonio della conoscenza. Basti pensare alle espressioni dell'agricoltura, dei nostri ecosistemi naturali, ai saperi, alle tradizioni lontanissime. Ecco, la montagna diventa allora il luogo dello scavo dei significati per proporre una nuova politica, è questo che ci si augura. Non abbiamo
tanto bisogno di pensare a come trasformare il territorio, altrimenti commetteremmo lo stesso errore che abbiamo commesso sulle pianure e sulla costa. La montagna non vuole essere trasformata, la montagna vuole essere compresa, vuole essere letta, capita, e poi occorre che ci sia qualcuno che la sappia narrare. Io penso che dalla montagna si possa, e dalle aree interne si possa attingere a piene mani per correggere anche comportamenti che altrove hanno prodotto danni e guasti, e quindi ho molta fiducia. Se le aree interne rientrano finalmente in una strategia di governo e nelle politiche regionali, io penso che si stia facendo in ritardo, ma comunque si sta facendo una cosa giusta. Buongiorno Presidente. Presidente, allora questo incontro con i sindaci dell'area grecanica per fare un po' il punto della situazione, questi finanziamenti quindi ci sono disponibili immediatamente, com'è la situazione? Assolutamente, per fare il punto della situazione, perché adesso siamo entrati nella fase operativa della utilizzazione delle risorse che abbiamo programmato, delle risorse comunitarie 2014-2020, devo dire che noi abbiamo proposto l'area grecanica come area sperimentale anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'ex ministro Fabrizio Barca, che è attuale dirigente del Ministero e che ha la responsabilità di seguire le aree interne. Abbiamo definito attraverso uno studio alcune aree sulle quali sperimentare interventi mirati, e il Ministero ha accolto la nostra proposta di assumere l'area grecanica come area sperimentale, destinando risorse importanti. Noi naturalmente pensiamo di coordinare diversi strumenti finanziari per valorizzare questo patrimonio, cioè un patrimonio dal punto di vista dell'identità, dal punto di vista culturale, dal punto di vista delle tradizioni, dal punto di vista del territorio, un patrimonio importante che deve essere assunto nella sua dimensione unitaria, non più iniziative frammentate dei singoli comuni, ma un progetto di valorizzazione dell'area grecanica che vede il concorso dei singoli comuni, ma su un progetto comune, su un progetto appunto che in sinergia deve vedere i comuni avanzare una progettualità concreta di valorizzazione a 360 gradi delle diverse risorse e nei diversi settori appunto del patrimonio di questa importante area. Sentendo un po' i sindaci prima, però lamentano il fatto che i fondi sono insufficienti, ne occorrono di più. Lei cosa risponde a tal senso? Ma io rispondo che questa è una tranche di risorse a cui bisognerà coordinare ed aggiungere quelle che sono rinvenienti anche da altri strumenti comunitari. Queste sono risorse che abbiamo noi negoziato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il dottor Barca appunto. Naturalmente non sono le sole risorse, perché noi abbiamo nel POR destinato risorse appunto in direzione della valorizzazione dei beni culturali e delle minoranze appunto nella nostra regione, e noi qui siamo in un'area appunto che è importante, ci sono così come in altre aree, ma qui c'è un patrimonio culturale, un patrimonio di tradizioni, un patrimonio paesaggistico. Noi abbiamo aree interne che sono immediatamente a ridosso di un pezzo di costa bellissimo, importante, del mare, cioè noi intendiamo appunto fare partire gli interventi con questa dimensione. La dimensione comprensoriale è quella dell'area grecanica, è una delle aree
che appunto parte, ecco perché l'incontro oggi, non per appunto ridurre tutto ad un solo intervento che abbiamo negoziato e stabilito di assumere con il MEF, ma per collocare questo intervento nell'ambito di un disegno più ampio, quindi insieme i comuni devono definire in un confronto con la regione la progettualità necessaria, non si parte da zero perché qui ci sono sforzi fatti anche dai singoli amministratori locali, dalle associazioni che operano sul territorio, si tratta di evitare di andare avanti in modo sparso, si tratta di mettere in sinergia diciamo, questa progettualità, di avere un denominatore comune, di farla diventare massa critica, compatta, perché appunto si valorizza e si renda più attrattivo quest'area della nostra regione. Purtroppo noi abbiamo una gestione commissariale che sta producendo difficoltà enormi perché appunto è sconnessa da ogni confronto con la regione, con le realtà locali, e noi riteniamo che appunto bisogna cambiare passo. Ho chiesto al governo appunto un intervento deciso in questa direzione perché non è più sopportabile. Dottore, l'importanza della strategia, o meglio delle strategie per rivoluzionare o meglio ripartire dalle aree interne. Sì, guardi, questa è una politica importante, è una bella novità di questa programmazione. Nei vari anni in cui abbiamo utilizzato i fondi comunitari si è fatto sempre delle politiche per lo sviluppo locale, cioè delle politiche che insistevano sui territori. Quest'anno, in questo ciclo, diciamo più che quest'anno, questa tendenza viene confermata e viene rafforzata con una particolare attenzione alle aree interne, intendendo per queste delle aree quelle che soffrono maggiori, diciamo da una parte, maggiori criticità espresse soprattutto in termini di debolezza dei servizi per la persona, distanza dai luoghi principali come di mobilità, come le stazioni, gli ospedali, per cui quindi il tentativo, la parte importante di questa strategia sta proprio a compensare questi deficit, dall'altra tenendo conto che sono aree spesso che hanno una grandissima potenzialità, proprio perché sono più diciamo, distanti da alcuni centri, hanno conservato di più le loro caratteristiche naturali, quindi le potenzialità sul piano del turismo, turismo naturalistico, culturale, quindi noi siamo di fronte a delle aree che da una parte risultano svantaggiate con gravi e problematici deficit, dall'altra ricche di potenzialità. Su questi due fronti dobbiamo lavorare e per questo c'è un progetto specifico che si chiama Strategia per le aree interne, che ha una parte nazionale gestita dal Ministero con la partecipazione di tutti, anche di vari ministeri coinvolti, dalla sanità ai trasporti alla scuola, e poi accanto a questo ci sarà una politica regionale per le aree interne. Qui nell'area grecanica le due cose si sommano perché questa è stata scelta come area sperimentale, sono due in Calabria, questa è quella del Reventino Savuto per la strategia nazionale per le aree interne, e poi anche qui la regione interverrà con gli strumenti propri, quindi abbiamo una sorta di doppio intervento che però verrà gestito in maniera unitaria. E diamo inizio a questa iniziativa organizzata dalla Valerio, che a distanza di appena sei mesi, il 2 aprile, torna a Bova Marina, torna nell'area grecanica. Questo segno tangibile dell'attenzione che il Presidente e la Giunta regionale hanno verso i territori e in particolare verso la nostra area. Il tema dell'iniziativa, come insomma ben sapete, è la strategia aree interne per l'area grecanica. Strategia nazionale ma anche strategia regionale, perché la Regione Calabria con propria delibera ha approvato anche una strategia regionale per le aree interne. Cosa sono le aree interne? Cos'è la SNAI, cosiddetta appunto strategia nazionale aree interne, strategia regionale? Sarà il dottore Paolo Gradecò a spiegarlo,
e anche il Presidente che concluderà i lavori. Ringrazio anche, perché poi se no alla fine mi dimentico, le televisioni qui presenti e anche gli steward e le hostess dell'Istituto Euclide Indirizzo Alberghiero di Condofuri. Il CIPE, come sapete, nel mese di agosto ha deciso di assegnare ulteriori fondi per circa 90 milioni di euro per il rafforzamento della SNAI e di fatto ha premiato quelle che le regioni avevano individuato come seconde aree pilota per la sperimentazione. Tra queste aree vi è appunto l'area greganica. E siamo qui questa sera perché, anche grazie alla regione, perché con delibera numero 490 del 27 novembre 2015 la regione ha individuato l'area greganica appunto quale seconda area pilota per appunto la sperimentazione. E quindi, Presidente, noi ringraziamo la Regione Calabria di questa attenzione. Al tempo stesso però ringrazio tutti coloro che hanno lavorato, che hanno contribuito per l'ottenimento di questo importante risultato, di questo importante riconoscimento. Era il mese di luglio del 2015 quando ci siamo incontrati presso la scuola media, io la chiamo alla vecchia maniera, quindi scusate, la scuola media, insieme alla dirigente, la preside Mafrice, che saluto, che è appunto i rappresentanti dell'area, abbiamo incontrato il comitato tecnico ministeriale, quindi sicuramente abbiamo fatto un buon lavoro. Si apre quindi oggi una nuova fase per il rilancio e lo sviluppo della nostra area che, come ha dichiarato pochi giorni fa il Presidente, è una grande risorsa per l'intera regione. Io mi aggiungo solamente che è una fase che dovrà vederci tutti protagonisti, sindaci, associazioni, scuole, quindi dirigenti scolastici, regione ovviamente, ma anche cittadini, perché oggi è appunto è l'inizio di un percorso lungo e abbiamo bisogno di tutte le migliori energie, di tutte le migliori intelligenze che il territorio esprime, perché credo che grazie a questa opportunità ci sono tutti gli ingredienti per sviluppare i nostri territori, per promuovere il nostro patrimonio culturale, ma soprattutto quel che più conta e che poi è uno degli obiettivi della strategia, cioè che è quello di bloccare questo processo di spopolamento e quindi di emigrazione delle aree interne, è quello, dicevo, che ci siano prospettive lavorative, prospettive occupazionali per i giovani, far sì che i nostri giovani non siano ancora una volta, per l'ennesima volta, costretti ad andare via. Quindi una grande opportunità, dicevo, quindi cerchiamo di non sprecarla e cerchiamo soprattutto di non ripetere gli errori del passato, perché spesso si dice il Sud è abbandonato. Io non sono per i piagnistei, Presidente, perché credo che il cambiamento, il vero cambiamento, dipende innanzitutto da noi, dal nostro modo di fare, dal nostro modo di agire, dal nostro modo di comportarci. Quindi non ripetere gli errori del passato. Io faccio un esempio concreto, le cose, senza fare nessuna polemica, però dico quello che penso. Quando per esempio c'è stata la programmazione dei fondi PIT, quando i soldi sono stati spesi, le opere sono state anche realizzate, non ci sono stati latrocini, per essere chiari e per intenderci. Però alla fine opere fine a se stesse, che non hanno portato sviluppo, che non hanno portato una ricaduta sul territorio. Abbiamo tagliato i nastri, gli applausi il giorno dopo, ma poi è finito lì. Quindi non dobbiamo ripetere, almeno questo è quello che io
che io penso. Io avrei anche finito, però vi chiedo scusa se vi rubo un altro minuto, però voglio dire una cosa al Presidente, non lo dico per insomma farmi bello con il Presidente, non ha bisogno delle mie piaggerie. Vedete, la Giunta regionale, ma in particolare il Presidente della Regione, soprattutto nelle ultime settimane, al di là del dibattito politico e quindi delle polemiche politiche, è stato fatto oggetto di numerosi attacchi anche sul piano personale. E questi attacchi, chi fa questi attacchi? Da dove provengono? Provengono da coloro che io definisco e chiamo i nemici del cambiamento, i nemici della Calabria. Cioè, non possiamo vedere una certa famiglia, che ancora non ho capito se si chiama con la I davanti o senza I davanti, che dopo aver prodotto il vino, che sono anche bravi, poi vogliono fare ospedali a destra, a sinistra e a manca, o poi vogliono prendere gli ospedali partecipando ad una gara, per l'amor di Dio, gli aeroporti, insomma, vogliono impadronirsi la Calabria. Ora io geneticamente sono contro i padroni, li abbiamo sempre, la mia famiglia li ha sempre combattuti. Noi vogliamo una Calabria che non abbia né padroni e né servi, sono diventati pure sondaggisti, salvo poi essere smentiti da chi i sondaggi li fa settimanalmente, vedi la Sette, dove il Presidente risulta con un alto indice di gradimento. Provengono da coloro, quindi dicevo, questi attacchi, che vogliono difendere interessi di parte. Noi invece, Presidente, abbiamo bisogno di una giunta regionale, di un Presidente, così come di un Consiglio, così come peraltro si sta facendo da quasi 2 anni, che guarda agli interessi generali dei calabresi, soprattutto dei calabresi onesti. Quindi, Presidente, io da semplice cittadino voglio farti questo invito, diciamo, ma che poi non è che un invito, cioè quello di andare avanti, di non mollare, perché la cosa principale di cui abbiamo bisogno è la normalità. Noi abbiamo bisogno di una regione normale. Questa giunta, per la prima volta, io faccio, non diciamo politica che è una parola grossa per me, insomma, faccio l'amministratore da 20 anni, io da 20 anni, nulla contro i dirigenti regionali, ma vedevo sempre gli stessi allo stesso posto. Questa non è una cosa possibile, e il Presidente della Regione ha fatto un patto rivoluzionario, ha spostato i dirigenti, un patto rivoluzionario, un patto coraggioso, un patto che da solo non basta naturalmente, ma che porta la regione, avvicina la regione Calabria a quella normalità di cui abbiamo bisogno. Quindi, Presidente, vi chiedo scusa se l'ho fatta lunga, avanti così, avanti tutti. Grazie. E allora, noi sì, che non abbiamo fatto il programma. Sì, no, non si sente. E che c'è questo che rimane sempre acceso, quindi, però funziona. Questo funziona. Ok, va bene, grazie Sindaco. Sì, adesso si sente. Grazie. Io proverò un po' a inquadrare questo percorso, che è un percorso, come diceva il Sindaco, che dovrebbe segnare un po' una rottura, un cambiamento, una discontinuità rispetto ad alcune prassi che abbiamo utilizzato nel passato. Io con il programma e con gli strumenti dei fondi comunitari ho sempre un po' di timore a raccontare delle nuove storie, perché purtroppo, lo dico anche da chi li gestisce, il Sindaco diceva prima, noi parliamo di sviluppo territoriale nei POR dal 99, cioè io ho visto un po' anche gli strumenti e si chiamavano in modo diverso, erano prima i patti, i PIT, i POD, cioè abbiamo trovato tanti strumenti che hanno cercato di apprendere da quello che succedeva prima e portare dei cambiamenti, però spesso il problema è che questo cambiamento ha creato un riassestamento, una nuova, dove abbiamo dovuto imparare, sperimentare nuovi strumenti, quindi spesso ha portato a delle complicazioni, quindi spesso è venuto a raccontare degli strumenti nuovi di sviluppo territoriale che però
diciamo, in qualche modo scontavano il fatto di anche un necessario apprendimento da parte di noi dirigenti regionali, ovviamente della politica, delle amministrazioni locali, e questo portava una difficoltà anche di gestione. In questo ciclo, in qualche modo questo, secondo me, deficit, questo problema viene un po' meno, e soprattutto nell'impostazione che adesso stiamo facendo con le aree interne, e proverò un po' a spiegare sostanzialmente perché, secondo me. Poi è chiaro che è un percorso che sperimentiamo adesso tutti quanti, quindi va un po' visto poi nel corso del tempo quale sarà l'impatto e quali saranno i risultati. Però io proverò a inquadrare un po' questo percorso nell'ambito del nuovo programma operativo, del programma operativo 2014-20, che è entrato ormai da diversi mesi nel vivo. Il Presidente lo sa, lui ha mandato il programma, insomma, appena arrivato. Abbiamo avuto un po' di ritardi di partenza, però poi col negoziato che abbiamo gestito abbiamo recuperato, diciamo, questo invio tardivo del programma. Il programma è stato approvato dalla Commissione lo scorso ottobre. In questi mesi si è lavorato molto per creare gli strumenti attuativi, perché dietro un programma comunitario ci sono molte regole e molti strumenti, molte procedure da avviare. Quindi l'amministrazione ha lavorato molto in questi mesi per far partire il programma. Adesso ci sono diversi bandi aperti per le imprese, per le scuole, per la ricerca, e ci avviamo in questa parte, diciamo, oggi, in questi giorni, anche ad avviare un pezzo importante del programma, che è quello delle politiche territoriali. Perché, guardate, il POR secondo me ha due o tre anime rilevanti che in qualche modo poi si devono parlare. Uno è tutto il pezzo della competitività e dell'innovazione, che è una parte importantissima del programma, perché a quello ci spinge anche in questo ciclo la Commissione europea, a lavorare moltissimo sui temi dell'innovazione, del trasferimento tecnologico, della competitività delle imprese, degli aiuti alle imprese, ma non la modalità tradizionale. Ci spinge anche a noi come amministrazioni pubbliche a lavorare un po' diversamente, a adottare degli strumenti innovativi, a introdurre anche innovazione nell'amministrazione. Proprio ieri veniamo da questo seminario fatto a Capri su questo nuovo progetto dell'industria 4.0, la nuova manifattura intelligente. Quindi un pezzo importante del programma sta lì. Un altro pezzo importante del programma sta sulle infrastrutture, che sono le infrastrutture di mobilità, le infrastrutture per la difesa del suolo, il sistema dei rifiuti, e poi un altro pilastro, secondo me, riguarda tutto il tema dei servizi, no? Il tema dei servizi, dell'occupazione e dei servizi. E questo è un punto fondamentale in questo discorso anche che faremo sulle aree interne. Perché effettivamente si è preso atto, diciamo, dopo anni, anche nell'impostazione di questi programmi, che ci sono alcuni prerequisiti nei territori che bisogna garantire per consentire l'avvio di dinamiche di sviluppo. Uno di questi fattori, uno di questi ambiti, riguarda proprio la qualità, la possibilità per le persone che vivono in un certo territorio di avere parità nell'accesso ai servizi essenziali, no? E quali sono poi questi servizi essenziali di fatto? È la scuola, avere una buona offerta formativa a partire dai primi anni scolastici, no? Perché poi è da lì che si crea, parliamo tanto di start-up, ma quello è la fine di un percorso di competenze, no? Parliamo tanto di imprese innovative, ma poi alla fine, se non c'è un percorso che ci porta anche ad avere queste competenze, è inutile che noi facciamo a valle come lavoriamo solo lì. È un percorso che parte molto lontano. Significa qualità delle infrastrutture scolastiche, significa qualità, quindi servizi della scuola, significa servizi per la salute, quindi accessibilità al pronto soccorso, agli ospedali, e significa servizi di mobilità, sicuramente, per consentire alle persone di spostarsi sui territori per essere raggiungibili. In questo quadro, quindi, tenuto conto che questi diventavano un fattore rilevante, e tenuto conto che nel ragionamento fatto è che questi erano uno dei fattori che poi portavano alcuni territori a soffrire di quello che diceva il sindaco prima, dello spopolamento, cioè di fattori forti, di forte spopolamento, è entrato nel dibattito nazionale ed è nata, diciamo,
l'idea di un progetto speciale, non solo un progetto di territori, di sviluppo territoriale, ma un progetto determinato, diciamo, dedicato a determinati territori, a determinati territori. E così credo sia nata diciamo, l'elaborazione di questa politica nazionale per le aree interne. Cioè, sostanzialmente, in breve, cosa ci diceva? Ci diceva, ma se noi guardiamo dei dati di alcuni comuni, e già qua è un punto importante, perché non si parte da discorsi e strategie generali, ma si parte da dei dati, cioè dei dati puntuali che vengono analizzati. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in termini di quello che dicevo, accessibilità dei servizi, qualità dei servizi, spopolamento, ed individuiamo quindi delle aree pilota, che chiamiamo delle aree interne, sulle quali attuare una strategia che abbia una caratteristica però nuova rispetto al passato, no? E questo credo sia stato un passo avanti anche nell'elaborazione, appunto nella riflessione fatta, perché noi spesso, devo dire, è stato un po' un errore, lo diceva il sito, io lo leggo da un'altra parte, spesso che cosa è successo? Che abbiamo definito degli strumenti, Presidente, no? Un quadro di strumenti molto rigido, abbiamo detto queste sono le cose che si fanno. Allora, spesso i territori, giustamente, per agganciarsi a quella roba lì, dove c'erano delle risorse che venivano date, hanno in qualche modo curvato tutte le cose a cui pensavano per arrivare a quel punto, no? È come se tu devi andare da A a B, dici no, ma per andare a B devi passare, fare tutta una serie di... e tu li giri, tu giustamente li fai, perché dici, ma se per ottenere le risorse le fai. E quindi quell'approccio si è rivelato un po' vincolante, per cui magari abbiamo fatto, che ne so, il PIS, quando ci serve, il PIS dice che potevi fare delle cose, quando invece avevamo bisogno di altre, però che fai, perdi il finanziamento. Questo è stato spesso un problema, però guardate, è un problema qua, che è un problema generalizzato, in alcuni posti è stato più vincolante, in altri meno. Allora, in questa strategia, in questa impostazione che viene dal centro, si prova a fare un discorso diverso, che è un discorso anche un po' impegnativo per tutti noi, è un discorso che per noi lo dobbiamo fare, perché l'idea è che si arrivi poi al finanziamento e all'individuazione delle misure dopo un percorso lungo, comunque intenso, diciamo così, di confronto, non tanto sul punto finale, ma sul punto di partenza. Ora, perché è stata scelta da noi, Presidente, quest'area? E se ricordate tutti, non è stata una scelta così. E qui sono venuti il gruppo nazionale delle aree interne. Ora io sono un po' il tempo, sono facendo tante cose, ho perso un po' la nozione del tempo, non mi ricordo quanti mesi fa sono venuti. A luglio. Esatto, siamo venuti un anno fa, c'era anche il professore, il ministro, l'ex ministro Bacca, e lui sta coordinando questa cosa. E siamo stati qui, siamo stati al Reventino Saputo, che poi è stata scelta, siamo stati in altre due aree. E la scelta dell'area è maturata sulla base di un confronto fatto anche con i colleghi del mondo nazionale. E se è stata scelta quest'area è perché effettivamente delle cose sono state riconosciute. La cosa che ha colpito maggiormente, per esempio, lì è stata la forte identità culturale, territoriale, e quello è stato un punto di, diciamo, che ha orientato la scelta e la discussione anche con il Ministero. E allora probabilmente su quello è un fattore su cui lavorare. Quindi diciamo, è come lavorare, questo è il punto. E lì, qui, il lavoro che propone la strategia nazionale è un lavoro che parte dalle esigenze, da un forte livello di ascolto con il territorio, non solo con noi istituzioni, con chi le rappresenta, ma con le associazioni, i cittadini, le scuole. Noi abbiamo fatto questa attività 15 giorni fa a Decollatura. È stata una giornata bellissima, perché intervengono le scuole, cioè interviene chi poi è il destinatario di queste politiche, che deve avere una voce in campo, una voce in questo percorso. E quindi la prima fase sarà una prima fase in cui verranno qui i colleghi dei ministeri, credo a breve, si tratta soltanto adesso, poi cioè, con i dirigenti del Dipartimento, Tommaso Colabrodo, Tommaso Loiero, che lo seguono, di fissare un incontro con voi prima possibile e organizzare insieme a voi questa visita che verrà fatta da parte dei ministeri. Quindi possiamo farlo domani, lunedì, martedì, possiamo farlo qui, venite voi, si tratta di un incontro, diciamo, soltanto per organizzare la cosa. Dovrete fare una bozza, io guardo loro per vedere se vi ricordo tutti i passaggi, una bozza di strategia generale, questa bozza di strategia individua le linee di indirizzo e poi verrà discussa in delle sessioni specifiche, degli approfondimenti,
con le persone che partecipano al proprio sepolcro, chi vive quest'area e chi in quest'area lavora. Quindi una strategia partecipata da questo punto di vista, veramente, che parte dalle cose, permettetemi in modo un po' di dirlo, cose vere, prima che dalle risorse. Cerchiamo di capire cosa effettivamente, dove va, quali sono le potenzialità e dove vogliamo spingere. Non dico portare, guardate, perché là il POR, per quanto sono risorse importanti, Presidente, sono, rispetto alle esigenze di questo territorio, una goccia, no, cioè, no. Però alcune cose le possiamo affrontare, anche perché questa, l'opportunità di stare dentro la strategia nazionale consentirà non solo di parlare con scuola con noi, ma di avere qui rappresentanti del Ministero della Scuola, non solo per avere delle risorse, ma anche per individuare con loro delle modalità particolari in cui questo servizio viene svolto. Quindi da questo punto di vista, stare dentro la strategia nazionale è un'opportunità. Questo faremo nei prossimi mesi. E chiudo dicendovi altre due cose sostanzialmente, che poi credo il Presidente vi riprenderà alla fine, perché qui la strategia nazionale individua uno o due territori al massimo per regione in tutta Italia, forse in Sicilia sono tre, ma uno è la regione. Da questo punto di vista, il mandato, diciamo, politico che abbiamo avuto è di costruire una strategia regionale per le aree interne. Questo è un territorio che è di fatto un territorio dove i comuni sono tutti, che hanno più o meno, diciamo, le caratteristiche di area interna che hanno quelli, diciamo, ai sensi della SNAI, però sono tutti territori che soffrono di distanza dai centri, e quindi il mandato che abbiamo avuto sin dall'inizio dal Presidente è provare a costruire una strategia sul modello di quella nazionale che poi potesse essere applicata alla maggior parte del territorio regionale. Questo, diciamo, è anche un percorso di una certa complessità e impegno, Presidente, anche per la visione, perché significa alimentare una serie di percorsi di confronto su tutto il territorio, ma così è la scelta della Giunta e l'indirizzo del Presidente, per cui noi accanto alla strategia nazionale avremo una strategia regionale che farà cose simili. Complessivamente le risorse da tutta la strategia regionale sono tantissime, quindi a livello di risorse voi ne avrete più dalla strategia regionale che dalla strategia nazionale, e ci consente, questo è l'indirizzo del Presidente, di guardare il problema in qualche modo in un'ottica più ampia, perché mentre la strategia nazionale lavoreremo proprio su quelle cose che vi dicevo, servizi, scuola, alternanza scuola-lavoro, queste robe qui, quindi molto specifiche e rivolte al contrasto allo spopolamento, con la strategia nazionale l'indirizzo del Presidente è di collegare questi temi anche a temi più ampi che possono così convogliare i territori più deboli dentro un pezzettino più ampio e lavorare più sui temi anche del sviluppo economico, del turismo, di tutta una serie di cose. Questo lo facciamo proprio perché accanto alla nazionale ci mettiamo sulla strategia regionale. È chiaro, e chiudo, e lo dico, oggi però mi sembra già sia questa partecipazione la prima testimonianza importante rispetto a quello che dobbiamo fare, il fatto di stare dentro la strategia nazionale, come vi dicevo, è un'opportunità, ma chiederà a tutti noi un impegno, lo chiederà anche a voi, sia lo chiederà nel lavoro che dobbiamo metterci, nell'impegno nel definire questa strategia, ma qui io credo ci sono tutte le competenze, è un territorio che esprime molta progettualità. Lo faremo anche con alcuni vincoli, perché se non sbaglio ci deve essere, dobbiamo lavorare sull'unione dei comuni e loro devono garantire almeno due servizi in forma associata, quindi questa è, diciamo, come dire, è la parte poi di impegno che richiederà anche ai sindaci nell'individuazione di questi servizi. Questo è il quadro. Io non rubo più tempo perché così diciamo spazio alla discussione. Il dottore Prategò, che anche se trattando di questioni anche molto, diciamo, tecniche, è stato abbastanza chiaro e anche, diciamo, pratico sulle cose da fare, quindi anche un incontro, possiamo dire, anche operativo. E,
è chiaro che da quello che insomma è emerso, tra le tante cose è emerso, che la scuola, come dovrebbe essere, ma purtroppo non è, è il punto, la vera start-up all'inizio è la scuola. E quando si parlava di spopolamento, noi abbiamo vissuto anche quest'anno, cioè se a Roccaforte ogni anno bisogna lottare per avere la scuola, insomma, quello che è un diritto sacrosanto, insomma, e poi è chiaro che come si fa a bloccare lo spopolamento di una, faccio dico Roccaforte, ma come esempio, diciamo, perché l'abbiamo vissuta di recente, ecco, come si fa a bloccare lo spopolamento di un paese come Roccaforte quando, insomma, c'è il rischio che si chiuda la scuola. Quindi è chiaro che la scuola deve essere alla base, è alla base di una, della crescita di una comunità. E allora io mi sono dimenticato di dire che intanto saluto anche il presidente del parco, professore Bombino, il presidente dell'associazione dei sindaci della Recrecanica, il sindaco di Bagalare, ingegnere Monorchio, non è con noi perché ha letto con la febbre. Quindi io direi, inviterei il sindaco di Montebello, quale vicepresidente, a fare un saluto brevissimo a nome dell'associazione dei sindaci. Seguiranno gli interventi e il dibattito del libero, al limite mi fate un cenno per prenotarvi. Il presidente credo che alle 6 debba essere a Melito, 6:15 insomma, quindi ci diamo, non lo so, fino alle, sono le 5:30, 6:20 e poi 5:30, 6:20 diamo, se siete d'accordo, la parola al presidente per le conclusioni. Quindi facciamo interventi di 5 minuti, 6 minuti in modo da dare la possibilità di fare tanti, 3 minuti, va bene, 3-5 minuti. Allora, Ugo, dai. Già sindaco di Bova annunciato, prendo la parola a nome del presidente dell'associazione dei sindaci di quest'area, la Calabria greca, con al suo centro il cuore l'Enopolo e tutto intorno un'area più ampia che volgarmente ormai identifichiamo come area grecanica. Tutti gli altri, ormai si parla di area grecanica, naturalmente all'interno di quest'area ci sono distinzioni da fare, da tenere presenti per il significato culturale che ha determinato poi la definizione di quest'area. Noi, caro Presidente, diamo atto del fatto che non ha bisogno di molte informazioni per rappresentare le difficoltà, i drammi, le lacerazioni che quest'area, partendo innanzitutto dal degrado, dallo stato di abbandono, dello stato di depauperamento ormai dell'uomo nelle zone interne, definiscono quest'area molto difficile da governare, con molte potenzialità da utilizzare e strategie nuove per mettere a frutto queste potenzialità e sviluppare un percorso alternativo a quello che ha portato degrado, abbandono, spopolamento delle zone interne, con tutte le conseguenze su tutti i terreni, dalla difesa del suolo, la qualità della vita, alla fruizione dei servizi, alla possibilità di determinare condizioni di autosviluppo in quelle zone. Ora, lei conosce bene e quindi non abbiamo bisogno di rappresentare termini lamentosi questo o quel problema. Lei qua ci è venuto più volte, ma non è solo in questi ultimi anni. Lei ha svolto ruoli
di governo della regione in anni passati, quindi ha perfetta cognizione della nostra realtà. Noi abbiamo bisogno, lo stiamo facendo, ci stiamo avviando, di compiere un salto di qualità nella capacità di produrre idee e progetti. Il sindaco Di Bova nella sua introduzione richiamava difetti del passato che probabilmente erano legati sia alle condizioni interne nostre ma anche a filosofie di intervento che dovevano distribuire quella per dire accontentiamo tutti con la filosofia che dobbiamo aiutare tutti. In realtà non abbiamo determinato un uso corretto di quelle risorse perché, come diceva il sindaco Di Bova, non si è determinato un cambiamento di percorso, una inversione di tendenza. Noi dobbiamo quindi, partendo dall'esperienza del patto per la città metropolitana, che ha saputo mettere in campo una unità dopo la ricostruzione dei governi democratici eletti dai cittadini in quest'area martoriata dagli scioglimenti, che ha permesso di proporre un complesso di soluzioni o di indicazioni e di progetti che hanno avuto la caratteristica dell'unità del territorio e quindi una credibilità nella proposta che ha trovato risposte anche in quel piano elaborato. Dobbiamo accentuare questo cammino di unità non solo perché la legge ci impone di mettere a gestione unitaria alcuni servizi o i paletti che questa strategia per le aree interne ci imporrà. Noi dobbiamo andare oltre i due servizi minimi da gestire insieme, ma per fotografare un percorso che ci deve avere davanti a noi il traguardo di una unione di tutti i comuni di quest'area, che accentui quindi il percorso della gestione unitaria dei servizi. Questo percorso sta tutto nelle nostre mani, dobbiamo percorrere. Ora noi sappiamo che 3 milioni e mezzo di euro non sono per un esperimento pilota risorse adeguate per invertire l'andamento delle cose. Noi abbiamo bisogno nelle aree interne di difesa del suolo, di sviluppo delle attività produttive tipiche delle nostre zone, abbiamo bisogno di riqualificare, ammodernare, realizzare processi di mobilità che permettono l'interscambio sia con le zone costiere ma anche tra le zone interne stesse. Abbiamo bisogno di riqualificare, rafforzare, non depauperare anno dopo anno il sistema scolastico interno. Noi non possiamo continuare a subire la scomparsa dei servizi minimi essenziali per qualificare la vita delle zone interne. Non possiamo immaginare, e qui non capisco come non si riesce a capire a Roma, che il fallimento delle politiche commissariali nella sanità ci impongono costi sempre maggiori per andare a curarci fuori e quasi continua a distruggere il sistema sanitario calabrese, a farlo degradare e a spingere la gente a ricorrere all'esterno. Allora, se tutti questi servizi non vengono riqualificati, le zone interne non vengono riavvicinate a questa qualità di servizi necessari per rendere stabile la loro presenza, dall'istruzione, alla mobilità, alla sanità, alla sicurezza, beh, può darsi che noi spenderemo i 3 milioni e mezzo e tutti quelli che la Regione deve introdurre in questo progetto pilota, perché alla fine deve misurare i risultati, se l'esperimento pilota ha dato risultati che la possono far definire efficace nella sua conclusione e quindi possibile di sviluppi ulteriori. Qui termino con un appello: se non ha bisogno di capire i problemi né della Calabria né di questa zona in particolare, la conosce bene, conosce gli sforzi che noi abbiamo compiuto e che ancora di più dobbiamo compiere
per rendere efficace la nostra azione, e chiediamo a lei Presidente, alla Regione, di prestare il massimo di attenzione per aiutarci a far bene le cose, ma anche a individuare le risorse regionali necessarie perché sia integrato quel finanziamento delle aree interne strategia nazionale, e permetterci di avere la speranza, dare la speranza alle zone interne di quest'area che possa rinascere e riprendere a camminare per ripristinare antiche glorie, antiche realtà, antiche condizioni di vita che sono state distrutte dalle politiche di questi ultimi decenni. Grazie. Ringraziamo Ugo Suraggi per il suo appassionato saluto ed intervento, e ha chiesto la parola il sindaco di Rovuti per Paolo Zavettieri, che è anche consigliere metropolitano. Io invito anche i tanti dirigenti scolastici presenti ad intervenire, perché il contributo appunto del mondo scolastico è importante, se no vi chiamo poi io d'ufficio, quindi se non vi prenotate, ma poi parliamo sempre noi. Cerco di chiudere, funziona, si sente? Cerco di chiudere in due minuti, perché diciamo l'intervento del presidente dell'associazione ovviamente mi rappresenta. Tre spunti velocissimi, a parte il ringraziamento di essere venuti qui, la macchina intera regionale, quindi anche oltre alla politica anche il dirigente che è venuto a darci degli spunti iniziali da cui deve partire nella nostra area. E io la amplierei ovviamente non solo ai comuni che fanno parte delle aree interne, la amplierei anche agli attori, i comuni che sono, come merito quando pure il Palladino, la Miscuccia e qualche altro, che attualmente non sono inquadrati all'interno di questo elenco di comuni, ma che però stanno negli ultimi 15 anni, almeno nelle idee di tutti noi, conducendo una battaglia comune perché ci sia un progetto unico di sviluppo di quest'area. Quindi è evidente che dobbiamo riunirci tutti insieme, quindi questo è un auspicio che faccio anche Vincenzo, che mi pare sia pure segretario, Ugo è vicepresidente. Io pure sono vicepresidente. Ah, sei vicepresidente, quindi è un appello che faccio a lui in questo caso. Vediamoci subito per discutere prima di arrivare con l'acqua alla gola e inseguire i finanziamenti, come diceva il dottore Praticò, appunto è capitato in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni ancora di più, il fatto che spendiamo i soldi se no si perdono, e in questo caso giocare d'anticipo è essenziale. E il secondo appello è appunto già detto in qualche misura da Vincenzo, dal sindaco di Pova Marina, è quello di creare una strategia e un progetto unico. Purtroppo così non è. Brevissimamente dico le parole di Ugo Suraggi, aggiungerei che alla fine lui si è corretto da solo parlando degli ultimi 10 decenni, perché prima ha parlato di politica vecchia, rubando una battuta del mio vicino di posto. Non è stato sempre così, la Prima Repubblica ha prodotto degli effetti molto positivi per quanto riguarda la programmazione, che si sono interrotti più o meno negli anni Ottanta. Inviterei a una riflessione su questo periodo, che è la riflessione legata alla caduta verticale sia un po' dei valori in generale, ma anche della scomparsa o dello smantellamento dei partiti. E ciò vuol dire che oggi non sarà facile, in assenza totale o comunque diciamo in una disgregazione politica, quella in cui viviamo oggi, non sarà facile fare il ragionamento. E noi abbiamo come area grecanica un'esperienza recente, non voglio dire esattamente il titolo dell'azione che abbiamo inseguito e analizzato di recente, ma nella riunione, e mi faccio diciamo faccio ammenda di questo, quindi io sono il primo ad aver sbagliato insieme agli altri, abbiamo pattuito, ci tocca torta in testa, ecco. Io una battuta l'avevo fatta, ho detto se devo rinunciare come Rovuti a qualcosa che poi torni diciamo utile a Rovuti in un secondo momento, lo voglio fare. Non mi sono ascoltato manco io da solo, ecco perché dico, per un attimo l'ho detto come per liberare magari un peso la coscienza, ma tutti noi, compreso me stesso, se no non sono credibile se non parlo così, abbiamo poi
diciamo, votato all'unanimità il fatto che toccasse a me, a Paolo Marina, a Rogudi, eccetera, un euro a testa. In questo senso ritengo di non, diciamo, anche in questo caso, di avere ancora l'attualità di questo processo, la mentalità non è ancora cambiata, probabilmente perché non abbiamo maturato le idee giuste e non c'è stata la proposta giusta. Se c'è qualcuno in grado di smentirmi su questo, dei colleghi, lo invito a farlo. Benissimo, io prima di tutto ho fatto un atto d'accusa rivolto a me stesso. No, le dico, ti smentisco. Quindi non è che è una cosa che ho fatto come il primo della classe, assolutamente no. Quindi concludo qui il mio intervento, cioè nel senso che da oggi in avanti per questa programmazione e pianificazione si individuano veramente, diciamo, obiettivi da perseguire e da portare avanti. Grazie. Ti smentisco nel senso che è vero quello che hai detto, scusate un attimo la digressione, ma siccome erano residui di quei famosi fondi pitti, dove si erano ripartiti in un certo modo, però è pure vero, chiedo scusa, però è pure vero che per quanto riguarda il progetto della città metropolitana, per quanto riguarda la città metropolitana, dove abbiamo tutti d'accordo finanziato le cosiddette Greenway, dove non si parla di centesimi ma si parla di interventi di milioni di euro, dove le Greenway riguardano le fiumari dei Palizzi, la Mentorea e il Tuccio, e lì ogni comune ha rinunciato, io per primo, visto che non fa, queste tre fiumari non toccano il territorio marino, quindi in questo senso ti smentisco. Quindi secondo me il modo di ragionare dell'area è un po' diverso. Certo, ancora non abbiamo quella maturità necessaria, ma credo che ci sia un'inversione. Interviene adesso la preside Matrici, che, come dire, che è stata protagonista di questa, perché ci ha ospitato presso, no, non solo, diciamo, quello, anche è intervenuto in quella sede, quindi ha dato un contributo importante. Colgo anche l'occasione di salutare il Touring Club, qui rappresentato dal dottore Cappellani, il Dipartimento PAU dell'Università di Reggio Calabria, con la professoressa Bevilacqua e, se non sbaglio, la dottoressa Martorano. Detto bene. Buonasera a tutti, io ringrazio il sindaco che dà sempre tanto spazio e tanta voce alla scuola, e non solo lui. Io ho lavorato nella Recrecani ormai da 10 anni e devo dire che ho avuto sempre, ho percepito l'attenzione dei sindaci, di tutti, a quelle che sono le problematiche della scuola. Allora, sono stata un po' precettata, non avevo chiesto di intervenire, però visto che ci sono, allora dico che sono molto contenta e fiera anche di aver dato, in qualche modo, di aver tenuto a battesimo questa iniziativa. E dove siamo partiti effettivamente con una riflessione a 360 gradi, il mondo della scuola, il mondo dell'economia, con un sogno di rilanciare il nostro territorio. E chiaramente la scuola, mi soffermo sulla scuola, però non posso non volgere lo sguardo anche a quella che è la situazione economica della nostra zona. Cioè, noi abbiamo tante belle intelligenze, abbiamo tante competenze, abbiamo tante ricchezze che non riusciamo probabilmente ad utilizzare. E mi riallaccio un po' da alcuni aspetti che sono stati toccati prima e che con l'ultimo intervento sono venuti fuori. Sostanzialmente noi pensiamo che bastino i soldi per cambiare le cose. I soldi servono perché, come diceva qualcuno, senza soldi non si canta messa, però non bastano. Noi, diceva il sindaco all'inizio, non ci vogliamo lamentare, noi non ci dobbiamo lamentare, perché noi in qualche modo, come scuola, come cittadini, come sindaci, come siamo responsabili di questa desertificazione del nostro territorio. Questo lo dico perché anch'io ogni giorno devo fare delle scelte, e scegliere per il bene della comunità è sempre più difficile che scegliere per gli interessi personali.
gestire la cosa pubblica significa agire con equità, guardare ai bisogni. Noi guardiamo ai bisogni dei nostri alunni, chiaramente, cercando di dare il diritto dallo studio a tutti. In questo dobbiamo essere aiutati anche dalla politica, lo siamo nei contesti in cui viviamo, però uno sforzo penso che dobbiamo farlo tutti, credo tutto il mondo della scuola, della politica e anche dell'economia che regge, sulla quale si regge questa regione, dovremmo fare una riflessione per cui non, i soldi non sono sempre e solo sufficienti, forse è una questione anche quotidiana il pensare che avere soldi non basta, e d'altra parte mi pare che 3 milioni di euro siano veramente delle briciole per tutto quello che noi potremmo pensare di realizzare nella nostra zona. Cioè parliamo di infrastrutture ma ci mancano le strutture, parliamo di desertificazione, parliamo e anche le strutture che abbiamo non siamo riusciti a conservarle, mi riferisco per esempio all'ospedale di Menito, un punto veramente della nostra storia è veramente buio, perché se noi pensiamo che Menito è l'unico posto, quindi la sanità è l'unico punto di riferimento da Locri a Reggio, e le zone interne, pensiamo alle persone che da Roccaforte hanno bisogno di arrivare a Reggio, non ci arrivano, quindi voglio dire non basta questo, però sicuramente noi siamo responsabili di un certo degrado, questo lo dico perché penso che veramente la gestione poi richiama ad una etica politica e civile della quale ci dobbiamo riappropriare, perché nella libera carica ritengo che ci sia proprio questa prerogativa, almeno non perché io ne faccio parte, io sento che è forte in noi la voglia di lavorare bene, di raggiungere dei risultati, solo che questo costa, è un processo molto lungo e speriamo che questo sia un inizio, perché vedo che il fatto di essere qui in tanti e in tante persone che crediamo nelle stesse cose, perché poi non possiamo appellarci al sindaco o semplicemente al presidente della regione. Io concludo con una frase che è il titolo di un libro di Calamandrei, lo Stato siamo noi, e che spesso noi pensiamo che gli altri possano risolvere i nostri problemi. La scuola paga molto di questa desertificazione, di questo stato di degrado, diciamo, economico, per cui la gente va via, e abbiamo i centri interni che stanno perdendo le scuole, e questa è una cosa che insomma speriamo di non vedere in futuro. La cosa più bella sarebbe poter riaprire la scuola a Bova, no? A Bova, noi diciamo superiore, ma hanno detto che non si dice, però per intenderci, o a Roccaforte o nei centri interni che sono stati sempre poi il centro, diciamo, centro vivo della nostra cultura e di un certo tipo, legata a certi valori che abbiamo perso. Come scuola ci possiamo impegnare per questo. Per il resto credo che sia necessario un lavoro da fare insieme, noi dirigenti scolastici, insieme ai sindaci, insieme a tutti voi, insieme anche ai genitori che dovremmo, anche ai genitori chiaramente, come scuola, perché fanno parte della nostra comunità che deve crescere. Io vi ringrazio, forse ho preso un po' troppo tempo, e vi ringrazio, ringrazio voi di essere qui, perché comunque è una testimonianza di quanto probabilmente voi ci tenete, e anche noi come scuola stasera siamo presenti perché ci sentiamo forse anche un po' parte di questo progetto comune, per quello che possiamo, ritengo di poter parlare a nome di tutti i colleghi, siamo ben felici di contribuire per quello e di fare la nostra parte. Grazie. Grazie Preside, io due precisazioni, una poi la farà in modo dettagliato il Presidente, ma come già anticipato il Dottore Praticò, è chiaro che anch'io condivido quello che dice la Preside, non è che solo avendo i soldi, non bastano i soldi, però già il Dottore Praticò diceva che sulle strategie regionali i soldi ce ne sono, e credo anche
anche tanti. La seconda ovviamente con Pierpaolo non era assolutamente una polemica, tra l'altro Pierpaolo si riferiva ad un'altra questione delle aree degradate dove effettivamente i soldi erano di soldi, ancora non sappiamo, però anche lì si è deciso di fare le domande singolarmente, ma nessuna polemica con Pierpaolo. Ma non è quello che facciamo, tutta l'area lo fa assieme senza nessuna polemica, quindi ci mancherebbe. Allora ha chiesto la parola adesso Leo Adeletano e poi alterniamo un po' tra mondo scolastico e poi la preside Sinicropi. Un saluto e un ringraziamento prima di tutto al Presidente Oliverio, che oggi è qui con noi per avviare questa importante riflessione sulle linee per quanto riguarda la nuova strategia sulle aree interne. Un saluto al dirigente, del Fondo Comunitario, Paolo Praticò, che con molta lucidità ha fatto delle riflessioni non tanto sul futuro quanto sul passato, che io ho apprezzato molto. Perché sul passato fondamentalmente lui ha detto che la rigidità nella programmazione non si è discostata dalle esigenze del territorio. Allora noi non abbiamo bisogno di una geometria perfetta in sé, di un'architettura perfetta, non abbiamo bisogno di un'architettura che si cala alle esigenze del territorio. Perché se non facciamo questo poi sulla effettiva quantità di spesa dei fondi, ma sulla qualità della spesa e sull'efficacia, poi lascia tutto a desiderare. Noi siamo stati testimoni sul programma che si è chiuso e quando siamo andati a rendicontare, a vedere la quantità della spesa erogata, effettivamente ci siamo accorti che ci siamo discostati molto da quelli che erano i nostri obiettivi. Ma io mi spingo oltre, se noi abbiamo a verificare l'efficacia di quello che abbiamo speso, la cosa è ancora più critica. Perché noi ci siamo salvati per esempio con i progetti Sponda, ma che senso, che coerenza hanno la spesa dei progetti Sponda, qualche mezzo miliardo di euro grosso modo erogati attraverso, rendicontati attraverso i progetti Sponda, che non hanno avuto nessuna coerenza con la programmazione. Questo Presidente ci deve fare riflettere. Uno dei motivi per cui noi non abbiamo speso è la rigidità nella rendicontazione, caro Paolo Praticò. Ne abbiamo discusso più volte, abbiamo fatto noi uomini di buona volontà, imprenditori di buona volontà, una ricerca anche a livello europeo su come si spende e ci siamo accorti che la favoletta della Calabria non reggeva al confronto degli altri paesi europei. Non è così, non sono rigidità comunitarie, spesso e volentieri sono garanzie che la struttura burocratica regionale si dà per non rischiare, per non faticare molto, e quindi poi questa la riversa sul versante invece dell'imprenditoria. Su questo io credo che una riflessione, mi risulta che il Presidente l'abbia già iniziata dentro qualche dipartimento, ma secondo me va conclusa. Dopodiché la strategia nazionale delle aree interne può essere un quadro che, integrandola con la programmazione, ci aiuta molto per definire le esigenze del nostro territorio, e vengo alla parte sulla quale il dirigente Praticò ci esortava. Io sul secondo pilastro che lui ha menzionato, cioè quello dell'infrastrutturazione in quest'area, credo che la parte relativa all'assetto idrogeologico sia una parte fondamentale dell'infrastrutturazione. Qui noi abbiamo bisogno di fare molto. E ad esempio siamo in tema di riattribuzione delle deleghe per le province che chiudono i battenti, quindi il Presidente sta per fare la legge regionale, mi pare ancora non è stata fatta, si sta lavorando, alcune deleghe fondamentali tipo questa dell'assetto delle fiumare, degli alvei, Presidente, potrebbe essere presa in considerazione anche i consorzi di bonifica, perché i consorzi di bonifica sono enti che fanno un'attività fondamentale per quanto riguarda l'assetto idrogeologico, per quanto riguarda la viabilità secondaria, la viabilità minore, eccetera, e potrebbe nell'ambito della contemplazione della delega assegnare un ruolo di maggiore peso ai consorzi di bonifica, visto e considerato per esempio il consorzio di bonifica Basso Ionio Regino ha 550 forestali.
ora i 550 forestali se mandate sulle fiumare. No, ho finito. Ah, sì, questo che non, forse non... Ah, no, ma io l'ho trovato scomodo, non l'ho toccato, non ho osato toccarlo, perché quindi quindi questi 550 forestali in un quadro di assegnazione delle deleghe e quindi di razionalizzazione delle risorse che ci sono a partire dai fondi comunitari, io credo che noi potremmo fare molto di più. Ma non voglio allungarla su questo punto, perché noi abbiamo qualche giorno addietro pensato all'interno della deputazione del Consorzio di Bonifica di organizzare un appuntamento, una riflessione esclusiva, diciamo, come Consorzio di Bonifica su queste tematiche, e poi lì avremo modo, diciamo, di concentrarci su questo tema. Grazie, vi ringrazio a tutti.